Hola, ciao, eccomi tornato per un nuovo piccolo video. Ho una, in primis una piccola novità, diciamo i capellini che mi sono fatto tagliare, anche se non è che mi strapiaccio così, boh, me li ha fatti un po' alla veloce, non sono super soddisfatto, ecco. Poi è rimasta la mia colorazione che avevo fatto così un po' variegata, ma va bene così. Dunque, ho qui un foglietto, scopriamo il primo regalo che mi aveva fatto Sephora. Questo l'ho ricevuto a Bergamo, quindi a Orio, e quello dopo, successivo, l'ho ricevuto invece a Milano. Diciamo che, siccome ci tenevano, mi avevano detto a farmi dei regalini un po' carini, mi hanno fatto tipo questo, un po' da... è bello, però da Siura. E andiamo a scoprire perché. Perché è di Estée Lauder. Quindi linea comunque non da ragazzina, ecco, e tengo qui sotto mano i prodottini che sono 5. Dunque, innanzitutto c'è dentro questo mascara volumizzante, niente, che mi avevano già lasciato in passato, ha questo scovolino con questa forma che parte stretta e poi si allarga. Ed è un buon mascara. Poi dentro c'è questo profumo che si chiama Pleasures, buono, leggero, fresco, fresco, fresco. Poi hanno messo dentro un rossetto, un long lasting della Pure Colors numero 61, Pink Perfect. Così, questo qui. Che questo appunto mi sembra abbastanza da signora. E poi qua voglio dirlo bene, un Advanced Night Repair, perché è un complesso di riparazione sincronizzato, quindi è un siero notturno per tutti i tipi di pelle. Vediamo se mette a fuoco. Così praticamente è un olietto, un siero. E poi la cosa più bella è questa crema ultra rassodante per pelle normale. E niente, infatti è una ultra firming cream con protezione 15, Lift Extreme. Cioè questa qua ritira su tutto. Tira su tutto. Niente, una cremina rosa molto gradevole di profumazione. Sicuramente molto valida. Io sono stato contento comunque del regalo e anche dell'altro. Diciamo che però sono un po', appunto, ripeto ancora una volta, un po' da tipo da over 40, ecco. Almeno. L'altro invece, che è della Lancôme, mi è stato dato a Milano. E consiste in questo pacchetto. Dunque, c'è il mascara, la miniatura, lip nose, l'avevo già fatto vedere, mi sa, perché me ne avevano dato un altro. Lip nose. Poi la tinta miracolosa, che è una crema colorata, che praticamente è un effetto pelle nuda perfetta. Dice che comunque è un fondotinta creatore di luce naturale. E so che questa l'aveva già usata mia mamma. Molto, molto buona. Si era trovata bene, quindi insomma questi saranno oggetto di regalini per lei. E la nuova linea Genifique, appunto in questo barattolino pesante perché è anche di vetro, è 15 ml, questa crema attivatrice di giovinezza. Lo dice chiaramente che questa è molto molto gradevole, sicuramente sicuramente buona. E ecco qua, molto belli, come sicuramente, appunto, ripeto, come regalini, come astucci. E però vabbè, saranno oggetto di ulteriore regalino da parte mia, dato che non penso proprio che utilizzerò queste
questo ad esempio Beauty Secret. E nulla, non ho fatto questo video per come si dice, fare invidia a nessuno, dato che ho visto che mi scrivete, ma come sei fortunato, quanti regalini, campioncini e cose varie. L'ho fatto per far vedere quello che comunque rientra non negli acquisti, ma in ciò che mi ha dato Sephora e che ho avuto modo di vedere e provare. E così volevo semplicemente far vedere e condividere. Nulla, al prossimo video. Ciao ciao ciao.